In collegamento Skype il professor Pierluigi Lopalco, epidemiologo, docente di igiene all'Università di Pisa, coordinatore scientifico del gruppo di lavoro in tema anti-Covid della Regione Puglia. Professore, intanto grazie e ben trovato. Buonasera, buonasera a voi. L'ultima volta che ci eravamo sentiti, professore, tra fine maggio e inizio giugno si riaprivano i confini regionali. Le strappammo questo appuntamento per fine agosto e, come sempre, il professore Lopalco disponibile e anche per questo ancora grazie. Tra fine agosto e inizio settembre ci siamo, c'è chi, come il governatore della Campania De Luca, ipotizza valutazioni a fine mese sulla chiusura tra regioni. Che cosa ci dice? È possibile che si arrivi a questo tipo di valutazioni? Bah, innanzitutto io non conosco bene la situazione epidemiologica in Campania, quindi posso parlare per quella che è la situazione attualmente in Puglia, che è simile un po' ad altre regioni del sud. Il sud ovviamente ha in qualche maniera pagato, fra virgolette, il prezzo di numerosissimi spostamenti, perché, insomma, possiamo dire anche grazie al cielo, è la meta turistica preferita per l'estate. Quindi era inevitabile che insieme con gli spostamenti turistici arrivasse anche qualche caso positivo al virus. Per il momento la situazione è una situazione gestibile, è una situazione in cui i numeri certo cominciano ad essere importanti, ci sono tanti positivi, però poiché il virus sta circolando in una popolazione giovane, per il momento non abbiamo un grosso impatto sul sistema sanitario, cioè sono quasi tutti dei casi asintomatici, con pochi sintomi, sintomi lievi, che possono anche essere curati a casa. Quindi la situazione attualmente non è una situazione di emergenza, però è una situazione di massima allerta, cioè dobbiamo fare in modo che resti tale, cioè che il virus non corra troppo, non si espanda troppo, perché nel momento in cui dovesse appunto espandersi e cominciare a diffondersi anche in altre fasce di età, capite bene che ci potremmo ritrovare in un'altra situazione con tanti ricoveri e quindi il problema che si ha nel corso di una pandemia, cioè con una pressione poi sugli ospedali e sul sistema sanitario. Per Professore, cui, no, prego, prego. ecco, la chiusura del mio discorso è questo, cioè non è una situazione di emergenza, è una situazione di massima allerta. Questa allerta può essere gestita in vari modi. Grande tema che si apre ovunque in Italia e che è di stretta attualità è naturalmente quello delle scuole, perché poi dal 14 di settembre qualche eccezione rispetto alle date di apertura si registra, ci sarà, ma il tema è quello delle scuole come possibile moltiplicatore del virus con l'apertura. Da un lato c'è il diritto all'istruzione, dall'altro c'è la sicurezza evidentemente degli studenti. Il rischio nel quale, come dire, non vorremmo entrare è quello di creare dei poli opposti, no? I cui effetti di questi poli opposti sarebbero poi neppure calcolabili. Ma fatta questa premessa, i genitori in queste ore si domandano ma se i loro figli possono andare a scuola e che cosa rischiano. Ma il concetto della sicurezza nel corso di una pandemia di questo genere è un concetto complesso. Il rischio è proporzionale a quanto virus sta circolando nella popolazione. Ecco perché bisogna fare un po' uno sforzo comune. Lo sforzo comune è quello di non far circolare il virus, farlo circolare il meno possibile. Quindi la scuola può essere un amplificatore, però se a scuola il virus non entra, capite bene che la scuola diventa poi alla fine un luogo sicuro, non meno sicuro di altri luoghi di aggregazione. Quindi il tema è questo. Allora, innanzitutto, senso civico, non bisogna andare a scuola con la febbre. Cioè, se noi siamo sicuri che nessun ragazzo o bambino vada a scuola con la febbre, abbiamo eliminato almeno il 50% dei casi positivi a scuola. Ci sono sicuramente sempre gli asintomatici. Ecco, e anche lì, se facciamo un buon lavoro sul territorio, generalmente i ragazzi si infettano, si possono infettare magari nel corso di un focolaio. Allora cerchiamo di chiudere i focolai in maniera che così anche l'asintomatico rimanga a casa perché è stato individuato perché parte di un focolaio. Quindi,
Dobbiamo cercare di lavorare tutti insieme, ridurre le occasioni di contagio e per far sì che la scuola diventi un luogo il più sicuro possibile. Ovviamente il rischio zero non esiste, non esiste a scuola come non esiste a casa, come non esiste in nessun altro luogo di lavoro. Il fatto che le misure per la scuola vengano messe a punto e, come dire, i protocolli vengano aggiornati in questo momento non aiuta nella comunicazione forse alle persone. C'è un po' di incertezza che si registra in attesa poi di vedere sul campo. Lei diceva bisogna fare uno sforzo comune, ma quali dovrebbero essere le priorità, insomma, delle procedure da imprescindibili. In Campania, ad esempio, De Luca in queste ore pone l'obbligo della misurazione della temperatura nelle scuole. Allora, come dicevo, il fatto di evitare che un ragazzo, uno studente con la febbre entri a scuola è una misura importantissima. Anche noi stiamo pensando a misure di questo genere qui in Puglia. L'altro aspetto è l'igiene. Allora, per esempio, sarà buona prassi fornire le scuole di gel idroalcolico in maniera che gli studenti abbiano l'opportunità di lavarsi, di disinfettarsi le mani molto spesso, o comunque sarebbe bene che i genitori mettessero nello zainetto dei loro ragazzi una boccettina di gel idroalcolico. È bene prima di entrare a scuola o poi appena usciti da scuola di avere a portata di mano la famosa boccettina di gel per lavarsi le mani. La mascherina, laddove è possibile, bisogna usare la mascherina. Lo so che è difficile per dei ragazzi, soprattutto adolescenti, magari o in bambini più piccoli ancora di più, mantenere la mascherina per tante ore, bisognerà cercare di farlo. Quindi è un insieme di tante regole che messe una accanto all'altra ovviamente ridurranno i rischi. Cioè quello che bisogna fare, quello che bisogna fare lo sappiamo. Poi in Italia purtroppo, professore, il tema diventa anche quello delle competenze e delle responsabilità, tra virgolette, nel senso che messe a disposizione le competenze, magari qualche preside le avrà detto in questi giorni, ma la responsabilità poi ricade su di noi. Sa, questo tema purtroppo in Italia c'è, non so se su questo ci vuole dire qualcosa, sul tema della responsabilità. Guardi, in corso di pandemia, che è un evento che capita una volta ogni 100 anni, è un evento inatteso, è un evento così terribile, oggettivamente dare la responsabilità di un'infezione ad un capo d'istituto mi sembra davvero una questione fuori dal mondo, è davvero fuori dal mondo. Nel momento in cui un capo d'istituto, così come un responsabile di un'azienda, mette a disposizione un set minimo di sicurezza, cioè che la possibilità di stare un po' distanziati, il fornire le mascherine, il fornire il gel idroalcolico, lì la responsabilità finisce. Poi, ripeto, stiamo parlando di un virus che purtroppo circola, possiamo prenderlo sull'autobus, possiamo prenderlo quando andiamo a mangiarci una pizza, possiamo prenderlo al bar, possiamo prenderlo in famiglia. Davvero io questo tema della responsabilità lo metterei da parte. Professore, dal punto di vista scientifico si osservano modificazioni del virus. Che cosa ci dicono gli ultimi aggiornamenti dal mondo scientifico? Si modificherà in qualcosa d'altro? Punto di domanda. Guardi, se il virus si modificherà, certamente non succederà nelle prossime settimane. Quello che noi osserviamo dai ceppi di virus che stanno circolando in Italia in queste settimane, il virus è molto molto simile a quello che circolava a febbraio e marzo, cioè non ci sono state delle modificazioni così sostanziali da renderlo più buono o più cattivo. Quindi non abbiamo delle evidenze che il virus sia diventato né più buono né più cattivo. Ecco perché dobbiamo lavorare col buon senso, dobbiamo lavorare col senso di prudenza, col senso di responsabilità e utilizzare quelle armi che al momento abbiamo e non sono poche, perché se evitiamo i luoghi affollati, evitiamo le imprudenze, ci laviamo le mani e mettiamo la mascherina quando serve e soprattutto stiamo a casa quando abbiamo la febbre, il rischio diminuisce drammaticamente.
Se si farà tutto questo in Italia si svolgeranno anche regolarmente le elezioni e per il referendum e per le regionali e le amministrative, professore? Guardi, io non vedo un rischio particolare nel fatto che delle persone si mettano in fila, entrino e mettano la crocetta su una scheda elettorale. Non vedo questo rischio come possa essere superiore al rischio che io ogni giorno corro quando vado al supermercato. Quindi davvero mettere in dubbio le elezioni, credo che anche questo non dovrebbe essere un tema di discussione. Quanto riguarda l'avvio, insomma, con settembre il riavvio dei campionati di calcio, invece è un rischio rivedere anche con nuove regole, secondo lei, i tifosi allo stadio? Il tema dello stadio è un tema spinoso, perché il problema è che nello stadio stiamo parlando dell'assembramento di decine di migliaia di persone, cioè un grosso stadio contiene decine di migliaia di persone e soprattutto sono persone che vengono da diverse parti d'Italia, se non del mondo, se si tratta di incontri internazionali. Quindi se si devono riaprire gli stadi ai tifosi dovranno essere riaperti con delle regole molto severe e non posso immaginarmi in piena pandemia uno stadio pieno come lo vedevamo lo scorso dicembre-gennaio. Nella duplice veste, professore, in queste ore le regioni sembrano, tra virgolette, sottolineare delle rimostranze agli esperti del Comitato Tecnico Scientifico sul metro di distanza in tema di trasporti. È davvero così o anche qui ci vorrà il buonsenso per venirne a capo? Guardi, in un ambiente al chiuso è fondamentale che tutti indossino la mascherina e anche qui quando si sale e si scende da un autobus sarebbe bene avere a disposizione il gel idroalcolico, in maniera che se io ho toccato per esempio un appoggio, una maniglia che sia stata imbrattata dal virus, all'uscita posso lavarmi le mani. Quindi anche lì dovremmo trovare un buon bilanciamento perché capite bene che far girare i mezzi vuoti è un problema, è oggettivamente un problema, non è che il nostro parco autobus italiano può raddoppiare o triplicare nel giro di poche settimane, è impensabile. Quindi anche lì dobbiamo trovare una certa mediazione. Professore, il fatto che diventino positive in queste ore persone famose, no? Mettiamola così, o comunque note, augurando naturalmente la pronta guarigione a tutti, può aumentare la consapevolezza o il grado di consapevolezza o di responsabilità, secondo lei? Ma guardi, noi abbiamo assistito durante la primavera e l'estate ad una irresponsabile campagna di disinformazione da parte purtroppo di personaggi anche noti che avevano un buon megafono e hanno usato questo megafono per dire che il virus non esisteva, che era diventato più debole, che non era più un problema, eccetera. Ora, e non è bello dire che purtroppo servano i casi di malattia per far capire alla gente che questa malattia ancora esiste, che è importante, però è bene che se ne parli, è bene che se ne parli. Quindi se abbiamo delle persone famose che possono diventare testimonial della pericolosità di questo virus, diciamo, questo qui può essere anche un fatto che da un punto di vista comunicativo è importante. Negli Stati Uniti abbiamo visto tantissime persone famose che hanno avuto esperienza diretta o magari indiretta attraverso dei propri cari dell'esperienza di questa infezione e poi sono diventati testimoni della malattia. Quindi questo potrebbe essere sicuramente un veicolo di informazione. Professore Lopalco non fa previsioni, ma mette a disposizione le sue competenze, lo sappiamo, e però io ho una domanda che sin qui banale non ho fatto, gliela devo fare, ma rischiamo nuovi lockdown dal suo punto di vista? Ma tutto dipenderà dalla capacità che abbiamo proprio come sistema paese di prevenire l'impennata del virus. Dobbiamo prevenire l'impennata del virus. Se riusciamo a tenere sotto controllo questa circolazione, dobbiamo evitare in tutti i modi lockdown, perché il paese non può permettersi un altro lockdown. Per cui teniamo duro, io penso che ce la possiamo fare. O durerà ancora questa pandemia, professore? Ah, sicuramente il prossimo autunno-inverno. Nella prossima primavera speriamo anche che arrivi il vaccino e credo che tutto si possa allentare a partire dalla prossima primavera, però quest'inverno dobbiamo tenere E a proposito di vaccino, invece, il consiglio qual è? Anche duro. Il relativamente consiglio. all'influenza, naturalmente. Certo, la sua domanda era chiarissima.
Io a ottobre mi vaccino per l'influenza e così spero che facciano tanti italiani che potranno giovare di questa vaccinazione, quest'anno più degli altri anni. Professore, grazie e naturalmente le auguriamo buon lavoro. Di lavoro ce n'è tanto da fare. Una priorità, questa è l'ultima domanda che le faccio, rispetto agli investimenti in sanità, perché di fondi ne arriveranno probabilmente tanti. Quale deve essere la priorità di questa nuova fase che la sanità italiana e in particolare quella del Mezzogiorno vivranno? Guardi, bisogna intervenire immediatamente per irrobustire la sanità territoriale. Dobbiamo fare in modo che la gente non arrivi in ospedale, che riceva le cure dovute o a livello domiciliare oppure in situazioni intermedie. E in questo, per esempio, la nostra rete dei medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e medici di medicina generale ci può dare una mano sostanziale. Dobbiamo davvero integrare il lavoro dei medici di famiglia con il lavoro dei distretti, dei dipartimenti di prevenzione, in maniera da evitare che i malati arrivino in ospedale. Professore, grazie, ci risentiamo per Natale, le strappo questa promessa. Ok, manterrò questa promessa. grazie ancora e buon lavoro al professor Pierluigi Lopalco e naturalmente grazie invece a quanti lavorano dietro alle telecamere per la realizzazione di queste trasmissioni e grazie a voi che ci avete seguito sin qui. Buon proseguimento.